Siamo qui in sala Koch, che è un'altra sala del Senato, una sala per riunioni, anche questa vedete molto grande, oggi ha anche meno sedie del previsto, ma ci siamo spostati su questa perché era prevista giù in Assiria dove ci siamo trovati all'inizio della vostra visita, così avete potuto vedere anche questa sala che normalmente non è nel giro delle visite, ma è per la conferenza stampa di presentazione di questo libro che Artefici o vittime si intitola, però è una storia per imparare a prendersi cura del proprio corpo. E credo che questo sia uno dei contesti che oggi più importanti che abbiamo nei nostri percorsi di vita, prendersi cura di noi stessi, vedere come ci sono contesti di alimentazione, di benessere, eccetera, al di là del lavoro e della vita di tutti i giorni. Io credo che oggi più che mai serva avere attenzione rispetto ai propri percorsi di vita e quindi del proprio corpo, della propria mente, del proprio vivere quotidiano. Abbiamo quindi il piacere che, tra l'altro, anche questa presentazione è nata così, all'interno, quando abbiamo fatto una inaugurazione, diciamo, di una futura caserma della Forestale con il generale Famiglietti, che come voi sapete era comandante del nostro corpo forestale a Padova, adesso come si dice da voi? Già comandante del gruppo Carabinieri Forestali, adesso Comandante del gruppo sono Carabinieri congedata, sono congedata in congedata. congedo, quindi ecco, quindi da quell'incontro in un contesto amministrativo in un nostro comune della provincia di Padova, che era il comune di Gran Torto nella specificità, è nata questa idea di fare questa presentazione. Io ho detto, ah, guardate, abbiamo il 26, stiamo organizzando questa visita con tutti gli amministratori di Padova, con gli amministratori di Padova, che bello. La presentiamo qui al Senato con i nostri amministratori del nostro territorio, proprio come prendersi cura di noi stessi, quindi non solo dell'aspetto pubblico dell'amministrazione delle nostre comunità, ma anche un contesto, diciamo, che può essere di natura personale, ma anche rispetto a tutti gli altri. Quindi io darei subito la parola a Daniela Famiglietti per poi dar la parola ad Antonio Corsano, che è l'autore del libro Artefici o vittime.